Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati nel canale YouTube Tech 2020. Continuiamo il nostro viaggio nel mondo di medio gamma per questo 2024 con il Realme 12 Pro. È il fratello minore del 12 Pro Plus. Trovate la recensione sopra che abbiamo appunto presentato la settimana scorsa e forse dal mio punto di vista è anche un pochettino più centrato perché sicuramente subirà un abbassamento di prezzo più importante, ma ha delle prestazioni comunque sia di tutto rispetto. Ma adesso lo andiamo a scoprire dopo la sigla. Eccoci qua ragazzi, come potete vedere dalla pecetta lo abbiamo acquistato perché? Perché siamo un canale giovane, non ci passano assolutamente nulla, pertanto abbiamo bisogno di voi per crescere, per essere sempre più competitivi. Pertanto, pollice in su, condividete il video, iscrivetevi e soprattutto attivate la campanella per tutte le future uscite Digitech 2020. Dunque, il Realme 12 Pro ricalca esattamente l'aspetto estetico del fratello maggiore. In questo caso abbiamo un device con il colore azzurro, un retro in similpelle che non solo non trattiene nessun tipo logicamente di impronta, ma rende anche il grip tutto sommato più che soddisfacente anche se vogliamo usarlo senza cover. Svetta questa riga verticale che divide il device a metà e con un comparto fotografico importante con diciamo una cornice che sembra quasi la ghiera di un orologio. Sicuramente l'aspetto del qualitativo a livello proprio di costruzione del device, dal mio punto di vista, rende merito a Realme. Oltretutto, lo smartphone ha anche delle dimensioni abbastanza contenute, considerando la diagonale del display, perché è alto 161,47 mm, largo 74,02 mm, profondo 8,75 mm, logicamente dove non c'è il comparto fotocamere. Pesa un peso di circa 190 grammi, che sicuramente non lo rende un campione di leggerezza, ma nemmeno troppo pesante, appunto, ripeto, considerando il pannello di cui dispone. Infatti, l'ergonomia molto allungata del display permette di impugnarlo molto semplicemente con una mano, nonostante il display da 6,7 pollici. Risoluzione 1080x2412 pixel, 394 ppi, è una AMOLED a 120 Hz. Oltretutto, è un pannello che risponde benissimo al touch e a tutte le nostre sollecitazioni. È sempre molto reattivo, mai avuto nessun tipo di impuntamento, appunto, di lag quando vado anche a spippettare con grande velocità, vado ad aprire e a chiudere le app. Oltretutto, ha dei neri molto profondi e dei chiari molto compatti quando andiamo a gestirlo, appunto, sia con la modalità notte che con quella giornaliera. Unico difetto, devo essere sincero, è il picco di nite che si ferma come il fratello maggiore al 950 e pertanto sotto quell'aspetto, quando siamo sotto la luce diretta del sole, lo dico subito, non è il massimo. Il pannello oltretutto è edge sui bordi laterali e ha delle cornici abbastanza ben gestite, non sono veramente larghissime, anzi sono abbastanza contenute e tutto sommato abbastanza simmetriche. Come il fratello maggiore, ragazzi, ho però avuto un problema con il sensore biometrico, che non solo dal mio punto di vista non è molto reattivo, ma è anche posizionato troppo in basso e quando impugniamo il device appunto con una sola mano c'è sempre un pochettino di difficoltà a sbloccarlo. In questo caso dà un grosso aiuto lo sblocco con il viso. Mentre, nota di merito da parte di Realme, è installata una pellicola appunto che lo protegge almeno dai piccoli graffi. Infatti, nella confezione, che andiamo a fare l'unboxing, abbiamo non solo nelle cartine appunto una cover, ma abbiamo anche nei piani inferiori appunto il cavo di alimentazione con un caricatore in dotazione da 67 watt. Non male ragazzi, considerando che Apple e Samsung obiettivamente hanno delle confezioni molto molto più povere. Mentre per quanto riguarda l'aspetto estetico, sul fianco a destra abbiamo il tastino di accensione e spegnimento ed il tasto del volume su e del volume giù. Nella parte superiore abbiamo l'IR, la prima uscita audio, e il microfono posizionato appunto tra il frame e il display. Completamente vuoto il fianco sinistro. Mentre nel lato inferiore ci sono lo slot per la SIM, un altro microfono, l'uscita Type-C e soprattutto un'uscita audio. Un'uscita, ragazzi, che non è potentissima, ma è ben gestita, con alti, medi e bassi che si fondono veramente alla grande. E adesso vi faccio sentire anche come suona il device. Le differenze principali tra il Mi 12 Pro e il 12 Pro Plus sono fondamentalmente due: il processore e il comparto fotografico. A livello di socchio, infatti, abbiamo lo Snapdragon 6S di seconda generazione, coadiuvato da un Adreno 710 con una doppia versione.
8 GB di RAM e 256 GB di memoria, 12 GB di RAM e 256 GB di memoria, appunto quello che ho in mano io. Cosa dire? Sicuramente non è un processore di primo pelo, ma secondo me è stato domato molto meglio del Realme rispetto al processore del 12 Pro Plus. Perché? Perché innanzitutto fila via sempre liscio come l'olio, non ho mai avuto nessun tipo di problemi proprio a livello di fluidità, di reattività e sono riuscito a svolgere tutto quello che volevo con grandissima tranquillità e precisione. Gestisce benissimo non solo le temperature ma anche il consumo energetico, perché non ci sono mai stati picchi da 0 a 100% appunto quando la batteria scende, a livello di consumi veramente tanta tanta roba, e dal mio punto di vista consuma anche molto meno rispetto al 7S. Ci si fa circa un'oretta in più di display acceso, infatti qua siamo alla bellezza di 7 ore senza nessun tipo di problemi. Oltretutto, anche quando ho voluto spingere forte la GPU con il gaming spinto, questo si chiama Mech Arena, quel gioco ha una grafica 3D pesantissima, a differenza del fratello che ha laggato tantissimo, quindi non ho mai avuto perdite di frame, salti a livello proprio grafico, né nessun tipo di lag. È andato molto meglio il Realme 12 con il 6S, appunto di seconda generazione, che il fratello maggiore. Pertanto un plauso, e questo è uno dei motivi per cui, se magari avete anche voglia di cazzeggiare un pochettino, consiglio il piccoletto rispetto al fratello maggiore. Mentre per quanto riguarda il comparto fotografico, abbiamo un sensore telescopico da 32 megapixel con apertura focale a 2.0, un sensore principale IMX882 di Sony con OISE con apertura focale da 1.8 ed un ultra grandangolare da 8 megapixel con apertura focale da 2.2. Selfie camera invece da 16 megapixel con apertura focale da 2.4, e devo essere sincero, sì, la differenza c'è fondamentalmente rispetto al fratello maggiore a livello di zoom. Questo logicamente arriva fino a un 20x, il Realme 12 Pro Plus arriva fino a 120x, ma per chi magari non vuole spingere fortissimo lo zoom, vi posso garantire che questo device si comporta veramente bene. Adesso vi faccio appunto vedere tutta la lunga carrellata fotografica che ci ho realizzato. Iniziamo con la cam ultra grandangolare, che sotto l'aspetto dei dettagli, della definizione, ma anche sotto quello cromatico, si comporta molto molto bene. Oltretutto non ci sono deformazioni ai bordi. Switchando sulla cam principale, infatti, vediamo che non ci sono salti cromatici e che tutto viene gestito alla grande. Anche quando andiamo a lavorare con il sensore tele, andando a spingere lo zoom fino a 10-20x, possiamo vedere che le foto sono di buona fattura senza avere quel rumore che spesso si trova nei device di questa categoria. Anche quando andiamo a lavorare con le proporzioni, vediamo che non ci sono deformazioni di nessun tipo e che il sensore principale lavora molto molto bene. Così come anche quando andiamo a verificare contrasti molto violenti, chiari e scuri, possiamo vedere che tutto sommato le foto escono di buona fattura. Soprattutto questa, che è molto complessa, perché passiamo da chiari molto violenti a scuri veramente molto intensi. Buone anche le foto in modalità notturna. Il bianco infatti viene gestito bene, il software non è mai troppo invasivo, così come è molto buona anche la gestione dell'illuminazione artificiale senza quei fastidiosi aloni che spesso si trovano, diciamo, nelle fotografie di device medio gamma. E anche quando andiamo a lavorare con una difficoltà cromatica e con tanti, diciamo, colori, possiamo notare che tutto sommato la foto viene ben gestita dal sensore di Realme 12 Pro. Buone anche le immagini in modalità bokeh, infatti il soggetto è ben messo in rilievo in primo piano con un software che non è mai troppo invasivo e che gestisce in maniera molto naturale lo sfondo. Mentre si sente l'assenza di un sensore tele, infatti non riusciamo ad avvicinarci troppo al soggetto che vogliamo fotografare senza avere una difficoltà enorme a livello di messa a fuoco, dobbiamo sempre rimanere a quei 20-25 cm. Selfie camera buona, mi è molto soddisfatto sia sotto l'aspetto classico che in quello bokeh, perché come potete vedere la pelle è sempre abbastanza naturale e lo sfondo è gestito molto molto bene. Purtroppo ho trovato sempre giornate nuvolose e non sono riuscito a verificare come gestisce gli azzurri del cielo, ma le foto sembrano comunque di ottima fattura. Mentre non mi è assolutamente piaciuta la selfie camera nei video, perché sì, il soggetto principale l'ho messo in primo piano, ma lo sfondo è troppo mosso. Nonostante una camminata veloce, ci sono ragazzi dei competitor, soprattutto il fattore maggiore, che sotto questo aspetto fanno molto molto meglio. Mentre mi sono molto piaciuti i video con le cam posteriori, perché abbiamo dettaglio, definizione, un buon aspetto cromatico e anche una stabilizzazione ottica che lavora benissimo, appunto nonostante una camminata veloce ci permette comunque sempre di portare a casa il risultato. Pertanto ragazzi, è sicuramente un comparto fotografico che è di buonissimo livello, secondo me potrebbe migliorare, sono convinto che gli aggiornamenti che arriveranno nei prossimi mesi darà ancora più soddisfazione ai suoi proprietari. Per quanto invece riguarda quello che non vi ho detto, batteria da 5000 mAh che con una ricarica super VOOC permette tranquillamente di fare un giorno e mezzo di utilizzo, e nel, diciamo, se ne abbiamo bisogno appunto con 20-25 minuti arriviamo tranquillamente al 70% di batteria
Per quanto invece riguarda l'aspetto della ricezione, molto buono. 3G, 4G e 5G switchano senza grandi difficoltà, così come quando invece siamo in un posto dove c'è totale assenza di segnali, viene subito riagganciato nel giro di qualche secondo. Buono anche il modem e il wifi Bluetooth, anche se mettiamo due o tre pareti tra la fonte e il device, non ha mai avuto né salti né decadimenti di segnale. Anche la rincapsula, tutto sommato, non mi è dispiaciuto. Durante una telefonata abbiamo sempre andato pulito, anche quando abbiamo dei rumori intorno riusciamo sempre a interagire molto bene con il nostro interlocutore. Per quanto invece riguarda il discorso software, ragazzi, abbiamo la Realme UI 5.0 con le patch aggiornate a febbraio 2024. Considerando che Realme garantisce due maggior update a livello di aggiornamenti più un anno supplementare di patch mensili, sappiamo già che il device arriverà ad avere disponibile Android 16 appunto con le patch fino all'anno successivo. Tutto sommato ci può stare non male per un medio gamma. E non lo so ragazzi, fatemi sapere se avete qualche dubbio nell'acquisto oppure se vi ho fatto salire la scimmia sopra e non vedete l'ora di portarlo a casa. Vi dico che a prezzo intero Realme propone la versione da 8 256 GB a 399 euro, mentre la versione da 12 256 GB viene proposta a 459 euro. Sicuramente che nello street price i prezzi da qui a qualche mese si abbasseranno in maniera sostanziale, con il taglio appunto più piccolino che forse sarà più interessante, ma io per così poca diciamo differenza punterei tranquillamente a quello un pochettino più corposo. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video di Digitech 2020. Ciao ciao, un salutone da Gianluca.